Per concludere, vediamo adesso il tempio del divo Claudio, cioè il tempio dedicato a Claudio, divinizzato dopo la morte. Ci troviamo sulla punta occidentale del Celio, di fronte al Palatino. È probabile che il tempio, fatto costruire da Agrippina subito dopo la morte dell'imperatore, quindi nello stesso 54 d.C., fosse stato realizzato nel luogo occupato in precedenza dalla casa privata di Claudio, nei pressi dell'antica residenza della gens Claudia. Lo vediamo adesso perché Nerone demolì questo tempio e al suo basamento sul lato est fece addossare un infeo monumentale, costruito come sfondo nei giardini della Domus Aurea. Quindi il tempio del divo Claudio, trasformato in infeo, segnava l'estremità meridionale della casa di Nerone. Dopo la morte di Nerone, Vespasiano ricostruì il tempio sopra una grande sostruzione rettangolare di 180 x 200 metri, fatta da potenti muri di contenimento che sono ancora in parte conservati. Del tempio non rimane più niente, ma siccome è presente su un frammento della pianta di marmo severiana, possiamo sapere che era un tempio prostilo esastilo, con tre colonne sui lati. Il resto dell'area era occupata da un giardino, probabilmente cinto da un portico. Entro il campanile e nel convento dei Santi Giovanni e Paolo è visibile un settore del tratto occidentale, che appartiene alla fase più antica. Ci sono una serie di ambienti, disposti su due piani e comunicanti tra loro, e dietro ai muri ci sono due corridoi paralleli. La facciata è in blocchi di travertino, molti dei quali appena sbozzati, secondo lo stile rustico che andava di moda nei monumenti di età Claudia, come l'attuale Porta Maggiore, che in realtà era in origine costituita da due archi dell'acquedotto di Claudio, trasformati in porta quando furono incluse nelle mura aureliane. Il lato più monumentale e meglio conservato è quello orientale, che fu scoperto nel 1880 al momento dell'apertura di Via Claudia, che lo segue per tutta la lunghezza. Da qui si può capire l'ampiezza delle trasformazioni di Nerone. Vi è una grande parete di mattoni con una serie di nicchie e un ambiente più grande al centro. Un intercapedine separa questo enorme ninfeo, dotato in origine di fontane, dal terrapieno retrostante. Probabilmente, davanti all'edificio, correva un portico colonnato con arcate in corrispondenza delle nicchie, e il tutto era completato con una ricca decorazione scultorea. Per oggi è tutto, la prossima volta vedremo l'età Flavia.